erano presenti anche nella Sala della Concordia durante l'incontro tra l'amministrazione fanese e il sindaco di St. Albans Jeff Harrison. I componenti del coro Cappella Musicale del Duomo di Fano avevano cantato per l'inaugurazione della copia della statua della Dea Fortuna, donata al comune gemellato da oltre 10 anni. Una realtà, quella della città inglese, che avevano già avuto la possibilità di conoscere lo scorso anno durante un viaggio in Inghilterra in cui parteciparono 50 coristi, tra cui 20 adulti, 17 ragazzi e diversi genitori. L'esperienza in Inghilterra a St. Albans è stata veramente intensa. È stato un tour de force, devo dire, anzi ci siamo affaticati molto, però è stato un turbine di emozioni continue. La città di St. Albans ci ha accolto veramente molto calorosamente, hanno organizzato anche visite, dimostrazioni, anche la cattedrale di St. Albans ci ha accolto veramente con molto entusiasmo, è stata una bella esperienza. Un'opportunità, quella del coro, considerata un'importante occasione di formazione per tutti i componenti, compresi i bambini e i ragazzi che durante gli incontri settimanali all'ex seminario di Fano hanno anche la possibilità di studiare e imparare a suonare uno strumento musicale. Questi bambini del coro si iscrivono appunto ad una scuola corale, come dicevo prima, in cui non solo fanno attività corale, che tra l'altro è molto formativa, molto utile non solo dal punto di vista musicale ma dal punto di vista umano, per la collaborazione e la coesione che genera nei ragazzi, soprattutto in queste fasce di età che vanno dai 8-9 anni fino ai 14-15 anni. Questi ragazzi e bambini si iscrivono qua e studiano anche uno strumento musicale, quindi arricchiscono la formazione musicale dello strumento con la formazione musicale d'insieme del coro. Quali sono i vostri progetti? Alla fine di marzo il tradizionale concerto della Settimana Santa in cattedrale, e sarà, diciamo, è sempre un impegno molto importante per il coro e molto sentito, poiché apre le funzioni del Triduo Pasquale con un concerto sullo stile della meditazione sui misteri della Passione. Poi ovviamente ci saranno tutte le funzioni liturgiche che caratterizzano il periodo, e tra le varie attività, diciamo, programmate e fissate, poi finiamo con il mese di luglio, dove c'è l'edizione del Festival I Suoni e la Parola, in cui la Cappella Musicale ospita altre formazioni corali o altri musicisti, realizzando una serie di concerti nelle chiese, anche nelle chiese minori del centro storico fanese.